questa manifestazione che oggi andiamo ad inaugurare è la conclusione di 4 anni di guerra, cioè nel senso che quest'anno cade l'anniversario dell'ultimo anno di guerra, guerra che andava dal 1914 al 1918. Con quest'anno ricorre il centenario della vittoria, vittoria di Vittorio Veneto, e quindi diciamo concludiamo un quadriennio. La cosa importante di questa mostra non è tanto le fotografie, la storia che vedete qua nei cartelloni, è che vogliamo ricordare principalmente le associazioni combattenti di Canicattì, vogliamo ricordare i 300 caduti canicattinesi che hanno dato la loro vita per quel sogno che era l'Italia unita, e anche di quei canicattinesi che sono ritornati invalidi, mutilati. Quindi, siccome un popolo non deve perdere la memoria storica, siamo qua per cercare di rinfrescarla, visto che da parte anche delle istituzioni, da parte anche delle scuole, questa memoria storica si va perdendo. Cerchiamo di essere gli ultimi a volerla ricordare, speriamo di poterla farlo continuare, nient'altro. E questo è il nostro progetto. L'Associazione Culturale Atena anche stasera organizza una bellissima mostra. Questa invece è dedicata alla patria e quindi alla storia dell'Italia e in onore di tutti coloro i quali sono caduti nella Prima Guerra Mondiale. Canicattì ha dato un grosso tributo di sangue per l'unità d'Italia, sono decedute 324 persone, quindi 324 famiglie sono state coinvolte e noi abbiamo realizzato un banner con l'indicazione dei singoli caduti, e questa è stata una ricerca storica eseguita da Nardino Di Stefano, che oltre ad aver pubblicato un libretto ha voluto dedicare alla città questo banner che sarà presente in ogni manifestazione del 4 di novembre. Quest'anno, come ho detto prima, ricorre il centenario del ricordo della vittoria. Noi oggi ricordiamo non solo la vittoria, ma soprattutto l'unità dell'Italia, e la nostra patria è stata unita anche col sangue dei canicattinesi. I canicattinesi, come ho detto prima, che sono deceduti sono 324, ma vi sono stati almeno 2000 tra feriti e mutilati. Tra questi abbiamo avuto anche medaglie d'oro, medaglie d'argento, e hanno dato un grossissimo contributo alla storia dei Canicattì. E sabato pomeriggio si parlerà appunto di questi nostri caduti e degli atti di eroismo da loro compiuti in tutti i campi di battaglia dal 2015 al 2018. Grazie.